proprietà intellettuale svolge nel mondo dell'innovazione e della creatività la stessa funzione che le restrizioni sul numero, la qualità e i doveri dei tassisti e delle loro licenze svolgono nel trasporto urbano. Fa danno a molti, a vantaggio di pochi. La ragione banale, le licenze, le restrizioni sulle licenze, che fanno? Impediscono ad altri tassisti potenziali di entrare sul mercato e fare un po' di concorrenza. Riservano il diritto di fare un certo servizio solo dei privilegiati che vi sono entrati o per fortuna o per eredità familiare o perché avevano i soldi per comprarsi la licenza all'inizio e basta. Restringendo l'offerta, impedendo a questo servizio di svilupparsi, impedisce a noi di muoverci a buon mercato come sarebbe possibile, come la tecnologia ci permetterebbe di muoverci nelle città rapidamente a più buon mercato. Nel mondo delle idee, i brevetti e la restrizione che il diritto d'autore impone ad altri di riprodurre legalmente copie di beni che contengono informazioni hanno la stessa funzione, impediscono a chi non è dentro il sistema di utilizzare tecnologie disponibili, di renderle, di migliorarle, di renderle disponibili al pubblico, di fare dei nuovi prodotti e di venderli a più basso prezzo. Quindi riduce la concorrenza, riduce la creatività, perché le idee nuove nascono dall'utilizzo di idee antiche, delle loro ricombinazioni, e quindi quando c'è restrizione sull'utilizzo di idee, evidentemente anche il nuovo creatore è limitato, e così facendo fa danno alla grande maggioranza della popolazione, alla grande maggioranza dei consumatori, proprio perché restringe l'entrata di nuove idee, di nuove innovazioni. Ovviamente chi c'è dentro, chi il brevetto ce l'ha, chi è riuscito ad acquisirlo, chi è protetto dal copyright, ne ha molto piacere. Abolirla non vuol dire abolirla dalla mattina alla sera, nella stessa maniera che non vogliamo abolire le licenze dei taxi e lasciare a chiunque di offrire il servizio di tassista. Sarebbe un caos, nessuno sostiene che per migliorare il trasporto urbano si tratti simplemente di lasciare a chiunque voglia farlo di fare il tassista, si tratta di ridurre le restrizioni che l'attuale regolamentazione impone. Lo stesso vale per la proprietà intellettuale, non si tratta di abolirla dalla mattina alla sera, ma di ridurre le restrizioni progressivamente, lentamente, permettendo all'industria che utilizza il copyright da un lato e le altre che utilizzano il brevetto di adattarsi, esattamente come abbiamo fatto. L'esempio buono è questo, con le restrizioni commerciali sul commercio estero. Cosa abbiamo fatto con le tariffe, con le altre varie restrizioni? Non è che le abbiamo abolite dalla mattina alla sera, infatti alcune ci sono ancora e ci saranno per anni. Ma da mezzo secolo a questa parte, lentamente, progressivamente, con accordi internazionali, siamo andati restringendo in maniera predeterminata e chiara la loro rilevanza. Lo stesso va fatto con i brevetti e il copyright. L'obiettivo finale è più o meno di abolirle, ma questo ovviamente la parola abolire qui ha un valore simbolico, si tratta di ridurle e a vantaggio di tutti, della grandissima maggioranza delle persone, a uno svantaggio di pochi in realtà che godono in questo momento di una posizione di rendita. Questa è la tesi del libro ed è quello che cerchiamo di spiegare perché e come va fatto.